Vediamo se così mi Ciao, vedete io sono meglio. No, Letizia meglio e in di questo no. tutorial vi mostro come Qua sta dipingere in partendo skin tutto. tone. Aiuto. Allora, intanto mi ribecco. Scusate, è appena passato Valentino Rossi, non so se l'avete sentito. Qua c'è pieno, dalle mie parti c'è pieno, cioè Mansell, Valentino Rossi che passano di giorno, tante volte di sera, fanno un macello pazzesco. Allora, buon pomeriggio a tutti. Come avevo preannunciato su Instagram, oggi favoloso unboxing di cancelleria. In realtà questo pacco, perché me ne sono arrivati due, quindi un unboxing ve lo faccio vedere oggi, non è tanto tanto cancelleria, ma più prodotti per il fai da te. Comunque sono cose carine, alcune di queste le puntavo già da un po' e quindi ci tenevo ad averle. E questo è, anzi, finisco di dire, l'altro unboxing sarà lunedì pomeriggio, lunedì sera, scusate, Ciao. dica, vi saluta Gaia, è venuta a fare la sua apparizione Io devo farlo. fantasma. Io devo farlo, cioè sono. Sì, va bene, posso andare avanti? Ok, grazie. Aspetta, che mi aspetta un attimo solo, perché lo dobbiamo andare, così mi preparo Sei e meglio. mezza. C'è Non so, ha forza. 1 ora e 5 di tempo prima che usciamo. Non so se ce la farà a prepararsi, contessa. Dai, fammi andare avanti per Sì, non piacere. ti sto dicendo Hi, niente. Saiful! Ciao, come stai? Ciao. È da tantissimo tempo che non ci ribecchiamo più in diretta. Comunque, arriviamo noi. Dicevo, primo unboxing oggi in diretta. Il secondo lo troverete su Vivi con Letizia Journal lunedì sera. Lì vedrete che sono tante tante cose carine di cancelleria. Quell'unboxing l'ho registrato oggi perché non potevo aspettare fino a lunedì, chiaramente. Però ecco, lo vedrete poi lunedì sul canale. Allora, unboxing di prodotti Stationery Pal, o Pal, non ho ancora capito come si dice, che giustamente, cioè che giustamente è un cavolo, scusate, quando mi distraggono poi parto per la tangente, non so più cos'è che devo dire, che gentilmente mi hanno mandato questi prodotti, quindi è un video e una live in collaborazione con loro e sono pronta a farvi vedere quello che mi hanno mandato. Ciao Felix il gatto, ciao Stefania, buon pomeriggio. Grazie Felix, sei gentile, mi dice sei bravissima. Allora dai, parto, non vi faccio la ripresa dall'altro, ma dall'altro perché qua non c'è spazio, mi incasinerei un pochino la vita. Vi faccio vedere le cose a mano che le tiro fuori. Allora vabbè, intanto questa scatola è meravigliosa, ve la voglio far vedere tutta perché è super colorata. Super colorata, dietro c'è scritto anche thank you. Questa scatola chiaramente non la butterò via. Adesso sta arrivando anche l'uomo misterioso a distrarmi. Quindi se parto anche un'altra volta che non so più cosa devo dire, abbiate pazienza, ho anche una certa età. Comunque, basta, mi sono persa. State continuando a distrarmi. Io non so com'è che devo fare. Non lo so. Vabbè. Allora, Saiful, va bene, grazie. Anita Zigliotto, ciao, forse ti avevo già salutato, non lo so, qua mi distraggono, non si può andare avanti così. Allora, dicevo che la scatola la terrò perché comunque è molto utile, perché di solito le scatole le buttano, invece questa qua è super colorata, così mi è molto utile per cercare di fare un po' di ordine in casa perché ho veramente tanto macello. Ciao Lori74. Allora, nel pacchetto, vediamo se riesco a farvelo vedere senza rovesciare tutto. Ok, si presenta in questo modo. Vabbè, io l'avevo già aperto. C'è questo pluriball che è forte, che ha cuoricini e che terrò per fare dei lavoretti. Già l'anno scorso, per Natale, avevo usato il pluriball per fare un video sia qui su Vivi con Letizia che per fare un biglietto d'auguri, lo sfondo per un biglietto d'auguri. E quello l'ho trovato invece su Vivi con Letizia Journal. Comunque, aprendo il pacchetto, a parte tutta questa paglia azzurra profumata, troviamo questa tag molto carina che va benissimo per Natale come chiudipacco. Poi vediamo, c'è questo che in pratica è una colla quadrata. Vediamo se riesco. Ah no, al contrario, così. Vedete, una colla quadrata
Io la adoro, anche se non l'ho ancora provata, quindi non so in realtà se incolla bene oppure no. Però ho già provato una colla di questo tipo e quadrata è comodissima perché finalmente hanno deciso di inventarsi anche le colle comode per quando devi incollare gli angoli. Perché con la colla rotonda incollare gli angoli è un problema, perché vai sempre fuori, no? Oppure non riesci a arrivare bene nell'angolino. Invece se la colla è quadrata abbiamo risolto il problema. Poi, altra cosa, ecco qua, questo qua, che è una colla di quelle che si pigia, non so, una colla push o pull. Vabbè, avete capito, praticamente per rilasciare il rettangolino di colla si fa così e più o meno rimane. Vabbè, adesso non è venuto tanto bene qua, vediamo. Non è venuto benissimo, però si vede qua, ha rilasciato. Vediamo se provo a farlo appoggiato sul tavolo. O forse non ho capito una mazza io di come funziona. Che è più probabile. Vabbè, poi vedrò di provarla meglio e casomai poi ve la faccio vedere. Soprattutto su Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram perché lì tutti i giorni faccio delle storie. Con delle cosine interessanti. No, vabbè, ma guardate che carino questo. È un cappellino troppo carino. Me lo terrei sul dito durante tutto l'unboxing, eh? Però poi scivola. E quindi. Poi ci mettono sempre dentro un sacco di cavolatine tipo questa, no? Questa qua è una gommina a forma di gelato. C'è una spilletta. Un sacco di questi. Di queste specie di mega coriandoli rotondi. Allora, un'altra cosa, vediamo. Allora, ho preso un paio di forbici. Arrivederci, buona corsa. Un paio di forbici rosa. Così. Così mi mancavano. Devo dire che io ho veramente tantissime forbici, così come tante pinzette. Ho preso anche queste pinzette belle appuntite. Anche queste sono rosa. Allora, vediamo se riesco ad aprirle. Ok. Beh, devo dire che appuntite sono appuntite, eh? E come qualità sono un po' meglio di quelle pinzette che di solito si trovano dentro i Diamond Painting. Non so se li avete mai provati. Vediamo le forbici. Oh, finalmente. Un paio di forbici la cui confezione si apre senza bisogno delle forbici. Non so se vi è mai capitato di comprare delle forbici per cui per aprirle ci vogliono le forbici. Che uno dice, vabbè, ma se io ho comprato le forbici perché non ce le avevo e per aprire la confezione delle forbici ci vuole le forbici, come devo fare? Sono problemi. Ecco qua. Belline queste forbicine. Penso che tagliano anche molto bene. Beh, devo dire di sì. Mi piace come tagliano. Ok, poi questo qua lo tengo per ultimo. Oh, questo è troppo, troppo super bello. Anche di regali devo dire che ne ho parecchi. Sono abbastanza fissata con alcune cosine. Questo è un righello super top perché così è lungo 15 cm. Ma la super figata è che poi si apre e arriva a 30. Cioè, ditemi se non è strabello. Poi comunque di tutte queste cose vi metto i link nella descrizione, insieme a un super codice sconto che è Letizia, però devo guardare bene, dopo devo riguardare la mail che mi è arrivata, in modo che vi do esattamente il codice sconto, vi metto anche il link da cui accedere al sito per poter usare il codice sconto se dovete fare acquisti anche voi su Stationery Pal. Allora, questo molto carino. Questi sono dei post-it a righe e a quadretti. I quadretti sono piccoli piccoli, penso che siano quadretti da 3 mm. E in più c'è anche il righello. Io in realtà non ho un'agenda così in cui metterli, però mi piacevano perché sono colore carta craft e quindi mi piacevano molto. Poi campanellino. Altra spilletta. Intanto mi sto guardandomi, mi sto accorgendo che sono, a parte i capelli che vabbè, non si possono vedere,
Sono abbastanza sconvolta oggi. Questo è uno degli acquisti che mi piace di più. Palette da 6 acquerelli metallizzati, dorati. Troppo belli. Ok, questo è un'altra colla. Anche di colle devo dire che ne ho parecchie. Sono, dicevo, con alcune cose sono abbastanza fissata. Questa sono curiosa di vederla perché ho deciso di prendere anche una borsina. Vediamo com'è. Perché vendono anche alcune cose tipo borse. Questa mi piaceva molto il colore. Guardate che bella. È tipo di vellutino. Anche se in realtà credo che sia sintetico, non velluto vero, diciamo. E poi è abbastanza capiente. Ah, bella! Tra le altre cose, questa è una borsa che non ha solo una chiusura centrale, ma ne ha tre. Cioè, ne ha anche due laterali. Vedete? Una di qua. Una di qua. Quindi rimane piatta se teniamo chiusi i bottoncini centrali, invece diventa più capiente, diciamo così, se apriamo anche i laterali. Bella, mi piace, devo dire. È una shopper in sostanza. Io le shopper le uso tantissimo d'estate, durante, cioè al posto della borsetta normale. Adesso vedo che mi state scrivendo in tante, non vi preoccupate, rimanete lì che poi vi saluto, a mano poi recupero i commenti. Poi ho preso due astucci. Qual è il vostro colore preferito? Perché io ultimamente sono abbastanza, vabbè, il mio colore preferito in assoluto è il verde, soprattutto il verde marcio per i vestiti, verde militare, dai, che dire verde marcio pare brutto. Però anche questo tipo di rosa mi piace molto. Questo è un astuccio che è espandibile, infatti se si apre la cerniera sotto, e la Peppa, se si apre la cerniera sotto, questo si allunga. E poi se si apre la... a parte che c'ha questa taschina anche. E poi se si apre la cerniera sopra, come vedete c'è questa cerniera, questa specie di divisorio dove comunque si possono mettere dei materiali. E quindi diventa anche questo astuccio diventa bello capiente. Questo io penso che lo terrò in borsetta. Quando uso le borse grosse, visto che di solito poi mi si perdono sempre in giro per la borsa le chiavi o quelle, non so, l'igienizzante per le mani, mascherine, eccetera, le cose un po' più piccole, allora questo qua penso che poi lo userò nella borsa, non con la borsetta che sto usando adesso perché è un po' piccolina. Poi un altro dei miei colori preferiti è questo qua, che richiama un po' il colore della borsa che vi ho fatto vedere prima. Guardate che bello anche questo astuccio di questo giallo. Non so, che tipo, come si chiama questo giallo qua? A me mi ricorda un po' il tuorlo. Ecco, il giallo tuorlo. Questo astuccio è forte perché ha la cerniera classica dell'astuccio sopra, ma ha anche questa cerniera davanti, che non è una cerniera semplice, perché in realtà, tac, tu ci puoi mettere qua alcuni materiali, alcuni attrezzi, strumenti, non so, forbici o penne particolari, e qua pennarelli, eccetera. Quindi comunque anche questo è comodo. Io non so se mi sono spiegata, forse sì, boh, chi lo sa. Ok, poi vediamo, ci sono due bellissimi calendari che sono qua dentro, vi faccio vedere. Questo è un calendario fiorito, molto carino, quindi ci sono tutti i mesi e ogni mese c'è un fiore diverso. Vabbè, adesso non sto a farvelo vedere tutto, avete capito. E ogni pagina si regge con questo legnettino qua. Quindi si mette, per esempio, prendiamo gennaio. Si prende e si mette così. Carino, eh?
E poi c'è un altro calendario che invece è un po' più, diciamo così, maschile, per tutti quei maschietti che sono fissati come l'uomo misterioso con lo spazio, astronauti, navicelle spaziali, robe così, che a me per la verità non piacciono per niente, però sono uomini. Ed è questo altro calendario. Ecco qua. Tutto con tema spaziale. Ma comunque mi sembra di capire che lo spazio quest'anno vada molto di moda. Vedete qua, per ogni mese c'è sotto una frase scritta in inglese e un'illustrazione diversa. E anche questo si sorregge con il legnettino come vi ho fatto vedere per l'altro. Poi, ok, tutti e due i calendari hanno i loro legnetti per tenerli su. Poi questa è invece plastica, è un kit con dentro la plastica Polish Rink. La Polish Rink è la plastica termoretraibile. Non mi ricordo, forse, ma non sono sicurissima. Sono sicura di averlo registrato un paio di anni fa, ma non sono sicura poi di averlo pubblicato un video con la plastica proprio termoretraibile. In pratica sono questi fogli. Tempo fa li vendeva anche qualcun altro, vabbè, di cui adesso chiaramente non posso fare il nome perché questo video è tutto dedicato, questa diretta è tutta dedicata a Stationery Poll. Allora, se riesco a aprirlo ve lo faccio vedere. Allora, sono fogli di plastica. Ok, questi qua. In pratica, da una parte è liscia, dall'altra parte è ruvida. Vedete com'è opaca? Si stampa, si colora, si dipinge dalla parte opaca, poi si ritaglia, eventualmente si fa il buchino subito e poi si mette in forno. Oppure io uso, per fare più velocemente, uso la pistola per la pistola ad aria calda, ciao, la pistola ad aria calda. E si restringe e si possono fare tante cose carine come orecchini, portachiavi e infatti loro nel kit includono anche portachiavi e monachelle per fare gli orecchini con qua, gli anellini e anche le catenelle queste qua per fare portachiavi. Questo è molto interessante, lo proverò sicuramente con dei timbri. Su Vivi con Letizia Journal, quindi se non siete ancora iscritte o iscritti, mi raccomando, correte a iscrivervi anche su Vivi con Letizia Journal, perché anche là faccio un sacco di cose interessanti. Ovviamente, essendo video che faccio io, non possono essere che interessanti. È vero anche che chi si loda si imbroda, diceva mio nonno. Va bene, allora aspettate un po' che adesso vi faccio vedere le ultime cose. Ah, guardate che bella anche questa cartolina personalizzata. Vivi con Letizia. Guardate che bella. Questo è proprio il mio stile, cioè queste cose così un po' vintage, un po' ad acquerello mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo. L'ultima cosa che ho tenuto per ultima, ma in realtà è quella che bramavo di più, è questa. Ora non so bene come funziona, penso che sia una specie di penna matita che si scalda. C'è anche, insomma, la puntavo già da tempo e però ero indecisa se prenderla o no. Questa volta l'ho presa e in pratica è una, penso che sia una pistola che si scalda o comunque che vibra e permette di fare delle decorazioni in foil. Il foil è questo qua. Sono questi rotolini. Io ho preso anche degli altri rotolini che sono color arcobaleno, color oro rosa. Ecco, l'oro rosa è un colore che mi fa impazzire ultimamente, negli ultimi anni in particolar modo. E nella mia classifica dei colori, invece, quello che mi piace un po' di meno, che però mi è piaciuto per tanti anni, è il color argento. Quindi questo argento. Un altro argento e questo qua che non so se si vede, diciamo è decorato, ha delle stelline, è diciamo che è più natalizio. Quindi questo qua sono veramente troppo troppo curiosa di provarlo.
Perché con queste si possono personalizzare magari anche, non so, la pelle, piuttosto che altri materiali. Quindi sono veramente curiosa di provarlo. La punta di questo, non c'è scritto dietro, però dovrebbe essere da 1,5. Però vabbè, poi comunque quando aggiungo i link nella descrizione sotto al video, poi metto l'informazione completa. Ah, qua in mezzo alla paglietta c'era un altro aggeggino di questi qua troppo carini. Allora ditemi, adesso vengo a leggere tutti i vostri messaggi, eh. Aspettate che cerco di togliere un po' di roba perché sennò veramente non mi muovo più. Ditemi, di tutte le cose che avete visto, cosa vi piace di più? A me è tutto, veramente. Però di più gli acquerelli, il super righello, questo qua, apribile, che adesso non si apre più. Tac, troppo comodo. Questo qua tu lo metti nell'astuccio e poi lo apri quando hai bisogno più lungo. E poi io ho preso anche un po' di righelli di metallo perché quando uso il taglierino con le righe di plastica o di legno vado sempre storta e poi rovino la riga. O il righello di plastica legno, quindi alla fine bisogna per forza che io usi quelli di metallo perché sennò tutte le volte devo comprarne uno nuovo. Allora, ho quasi finito di eliminare tutto qua e fra poco arrivo da voi. Eccomi, adesso vengo a leggervi. Ah, qua c'è un macello come al solito. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, quanti messaggi! Felix, ho fatto tutti i tuoi tutorial. Cavoli, impegnativo, brava. Bravo o bravo? Dimmi se sei una femmina o un maschio. Sono anche i tuoi colori preferiti. Ciao, Simone Gabricci, benvenuto. Anch'io amo la cancelleria, Felix. Pensa che il mio sogno da bambina era quello di aprire una cartoleria. Cioè, io quando andavo alle elementari, se mi chiedevano cosa volevo fare da grande, il mio sogno era aprire una cartoleria. Quindi è una roba che arriva proprio da lontano. Saiful, i miei capelli sono così belli. Beh, oddio, parliamone. Lori, colla a stampo? Bah, sì, penso di sì. Che si dica così, non lo so di preciso. Beh, mi informerò. Ciao Adina! Allora, ciao Felicetta. Beh, Felix, ma fai i video di lavoretti per Natale? Ai ai ai. Felix, se dici che hai fatto tutti i miei tutorial e poi mi cadi su questa domanda qua, io di lavoretti per Natale ne ho già pubblicato qualcuno, eh. Penso almeno tre, tre o quattro, non mi ricordo. Comunque, domani pomeriggio altro video tutorial qui su Vivi con Letizia, quindi mi raccomando, non mancate. Oi Vera. Allora, vorrei essere a casa tua, per me là c'è il paradiso, eh? Oddio. A giudicare dal macello che c'è in giro, più che altro è l'inferno. Verde acqua, blu, i vostri colori preferiti. Vediamo. Adele Perticarini, ciao, sei bravissima, grazie, sei gentile. Lori dice anche a lei piace il verde, bene. Tonalità del blu, belle le forbici e l'astuccio. Ciao Gilda, bentornata. Felix, io lo volevo per la scuola, ti capisco. Allora, Federica, con la plastica avevi fatto dei charm per braccialetti? Può darsi. Calcolate che è una cosa che risale, penso, a 2 o 3 anni fa. Quindi non è che mi ricordo proprio a memoria tutti i video che ho fatto, anche perché ne ho fatti una certa quantità del tipo. Ah, adesso non me lo dice più quanti ne ho fatti qua. Comunque ne ho fatti, penso, sicuramente più di 300. Vabbè, quelli che sono. Allora, direi tutto interessante. Curiosità per l'ultima penna che hai fatto vedere. Sì, quella sono curiosa anch'io di provarla. In effetti l'avevo già vista da un'altra parte. E quando l'ho vista anche qua su Stationery Poll, allora ho deciso di prenderla e di approfittarne. Perché penso che si possano fare un sacco di cose carine. Poi io su Instagram seguo un profilo che adesso non mi ricordo assolutamente come si chiami,
E questa persona, questa ragazza fa un sacco di cose proprio utilizzando una penna di questo tipo e quindi un po' per invidia ho deciso di prenderla anch'io e poi la voglio proprio provare. Quindi mi raccomando, io direi che questo unboxing ormai è finito, vi ho fatto vedere tutto. E fatemi sapere poi, casomai con un commento, quali sono i vostri prodotti preferiti. Se aspettate un 5-10 minuti, dopo ho finito la diretta, poi aggiungo anche nella descrizione sotto al video tutti i vari link di tutti i materiali che vi ho fatto vedere, in più il codice coupon, sì, il codice sconto che potete usare se dovete fare acquisti anche voi su Stationery Pal. E basta. A me questi prodotti sono piaciuti molto, penso di avervelo detto già 5-6 volte e non vedo l'ora di cominciare ad usarli. Mi raccomando, vi rinnovo l'invito a venirmi a seguire su Instagram perché così possiamo stare più a stretto contatto anche tramite storie oppure tramite messaggi privati. Se non l'avete ancora fatto, potete anche seguirmi sul mio canale Instagram che è diventato il contenitore, anzi, che in realtà è nato come contenitore di tutti i contenuti che pubblico sui diversi social. Quindi così siete sicure che non vi perdete niente di tutto quello che pubblico. E basta. Domani sera alle ore 21, nuovo video qui su Vivi con Letizia, mentre unboxing, video unboxing diverso da quello che avete visto oggi su Vivi con Letizia Journal lunedì alle 21. E niente, io vi aspetto su tutti i miei vari social e noi ci vediamo alla prossima.